Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha partecipato ad una serie di incontri. Il primo, in ordine temporale, è stato presso la sede della Direzione Generale dell'ARPACAL a Catanzaro, quartiere Lido, al tavolo tecnico che il direttore generale dell'Agenzia Ambientale Calabrese, Domenico Pappaterra, ha convocato per far fronte alle difficoltà logistiche e operative a seguito dell'incendio che nella notte del 31 luglio scorso ha danneggiato il laboratorio chimico del Dipartimento Provinciale di Catanzaro. Prima della riunione, il presidente Oliverio ha visitato i locali danneggiati a causa di un cortocircuito probabilmente partito dai condizionatori che ha distrutto il cuore tecnologico dell'agenzia, tra cui anche macchinari per i controlli delle acque. Questa purtroppo, questo evento negativo vuole essere l'occasione per segnalare anche alla massima autorità regionale che l'agenzia ha necessità di un sostegno maggiore, oggi necessario per ripristinare e riacquistare i macchinari, ma complessivamente noi l'agenzia vogliamo riposizionarla a favore dei calabresi. L'ambiente è diventata oggi la tutela dell'ambiente una priorità assoluta, non solo in Calabria ma nel nostro paese. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che la regione possa attenzionare nuovamente quello che fa questa agenzia. Noi stiamo per festeggiare il ventennale, 20 anni da quando fu istituita l'agenzia, peraltro su mia iniziativa allora come assessore regionale all'ambiente. Noi in autunno presenteremo le straordinarie buone pratiche che questa agenzia ha fatto in Calabria in tantissimi settori, ma sarà soprattutto l'occasione per rimetterla, come dire, in una condizione di forte rilancio. Un'agenzia che ha oltre 300 dipendenti, gran parte qualificati, che dovrebbe arrivare ad oltre 400, è la dimostrazione che forse questa è una delle più grandi aziende pubbliche della Calabria, che se messa nelle condizioni di operare io credo che possa dare un servizio straordinario, come sta facendo, ma può farla ancora meglio per i nostri calabresi. Ringrazio il personale di ARPACAL che con dedizione e non senza sacrifici sta svolgendo un ruolo importante di monitoraggio delle acque, dell'aria, del suolo nella nostra regione, consentendo anche attraverso e soprattutto attraverso questo monitoraggio e l'utilizzazione delle strutture, dei laboratori, di poter intervenire sulle criticità e di fare costruire i programmi, gli interventi necessari. Non a caso nel corso di questi anni noi abbiamo anche, soprattutto grazie al supporto di ARPACAL, abbiamo potuto fare buona parte di strada per quanto riguarda per esempio la depurazione. Certo, ancora ci sono punti di criticità, ma rispetto a qualche anno fa basta andare sul nostro mare, in qualsiasi spiaggia in questo anno, e si trova appunto non solo balneabilità, ma si trova un mare bellissimo. Subito dopo, Oliverio si è recato presso l'area industriale Exir di Lamezia Terme, destinata a diventare un waterfront con porto turistico. E questo è l'obiettivo dell'intesa tra Regione, Comuni di Lamezia Terme, Provincia di Catanzaro, Corap, ANAS, Lamezia Europa e Fondazione Mediterranea Terina. Il progetto riguarda un'area di circa 600 ettari sui quali, ha spiegato Oliverio, si interverrà perché si mira a mettere in sintonia quello che c'è già: aeroporto, autostrade e ferrovia. Ma guarda, un progetto significativo che interessa la Calabria, direi subito, perché l'area industriale di Lamezia sono non solo il centro geografico della Calabria, ma la consistenza di infrastrutture, di mobilità, l'aeroporto, le ferrovie, l'autostrada, fanno di questo punto centrale della Calabria un punto nevralgico, strategico. Quindi bisogna partire da qui. Il progetto che è stato presentato oggi, anzi l'idea progettuale che è stata presentata oggi, tende a ricucire queste infrastrutture, a realizzare a Lamezia una intermodalità in un nodo fondamentale strategico della nostra regione, attraverso la realizzazione di un porto turistico che ha l'ambizione, deve avere l'ambizione di essere un punto di riferimento per il diportismo turistico nel Mediterraneo.
perché l'aeroporto, la ferrovia, l'autostrada consentono di avere questa ambizione. E in secondo luogo c'è tutta l'area industriale di proprietà pubblica, ex SIR, che può e deve essere valorizzata in questa chiave. Una delle idee sulle quali appunto si lavora e di cui si compone questo progetto è quello di realizzare uno svincolo autostradale di collegamento diretto con l'area industriale di Lamezia, importante. C'è la ZES che noi abbiamo voluto dislocare anche a Lamezia, perché c'è Gioia Tauro che è il cuore, poi c'è Lamezia, c'è Crotone, c'è Corigliano, Reggio Calabria, appunto, ma Lamezia ha 250 ettari non a caso nell'area pubblica, nella zona industriale.